Il più famoso pittore russo di icone del periodo bizantino fu Andrei Rublev, la cui Trinità Angelica è considerata un capolavoro di questa forma d'arte. Nell'immagine, Dio compare ad Abramo nelle sembianze di tre angeli che rappresentano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Le figure sono intorno a un altare su cui è appoggiato un calice pieno che simboleggia l'Eucarestia. Alle loro spalle sorge un palazzo signorile, una montagna e una quercia, rispettivamente simboli di casa di Dio, assenso spirituale e l'albero della vita o crocifissione di Cristo. Le vesti azzurre invece sono un richiamo alla natura divina, quelle verdi della nuova vita, mentre l'oro denota sovranità. Rublev esprime la dinamica che lega i tre ospiti nella sua aggraziata composizione circolare. Lo sguardo dell'osservatore si sposta da una figura all'altra intorno al calice centrale, concentrando l'energia all'interno dell'immagine e alludendo così all'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'immagine è compresa tra le sagome dei due angeli esterni che insieme compongono la forma di un calice. La delicata gestualità delle mani approfondisce il rapporto intimo e intuitivo che lega le tre figure. L'armonia trasmessa rende il dipinto il mezzo ideale per la preghiera e la meditazione, un tramite per raggiungere l'esperienza mistica della Trinità. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!